Dopo l'uccisione di Sergio, regnò il caos per settimane. I nostri uomini affrontavano i loro, e di Morello si persero le tracce. Ma un boss non può nascondersi per sempre. Per essere temuto, un don deve farsi vedere. Alla fine, ci giunse voce che sarebbe uscito allo scoperto. Morello si prende gioco di noi. Fa teatro come se non fossimo in guerra. O picchieremo per strada. Ecco il nostro piano. Aspettiamo fuori dal teatro la fine dello spettacolo. Quando quei fottuti ricassi inizieranno ad uscire, colpiremo Morello e i suoi gorilla. Nella folla, prima che se ne accoccano. Ma il teatro sarà gremito, anche di gente importante. Probabilmente ci saranno il sindaco e il commissario. Il punto è esattamente quello, Tom. Uccidere Morello in pubblico. Tra la crema della città. Così capiranno chi comanda. E non ha importanza se in tasca hai un distintivo, un martelletto o una mazzetta di verdoni. Se pesti i piedi ai picciotti di Salieri, sei un uomo morto. Ok, capo. Ci pensiamo noi. Portatevi dietro i mitra. Ma ricordate di non attirare l'attenzione mentre aspettate fuori dal teatro. Tenete le armi ben nascoste finché non vedete Morello. E poi lo fate a pezzi. Quel suo bel vestito bianco deve sembrare ricoperto del rose. Sono stato chiaro? Sì, capo. Ci siamo. Finalmente ci siamo. Stai calmo. Dobbiamo raggiungere il teatro prima che finisca lo spettacolo. Tom, guidi tu. L'ordine è arrivato, ragazzi. Morello morirà stasera. Stasera? Merda. Buona fortuna. Schiaccia quel pedale, Tom. Non ci posso credere che dopo tutti questi anni diamo la caccia a Morello. Non alla sua banda, alla sua famiglia. Finalmente a sottoterra ci mandiamo lui. Ci metteremo alle spalle un'epoca. E che cosa accadrà dopo? I re saremo noi. No, io parlavo di Don. Pensi che si commuoverà? Penso che indosserà un bel completo bianco. Tutto a posto, ragazzi? Sì, sto solo sudando per il nervoso. Ma che minchia lo dici, Tommy? Ci siamo quasi. Restiamo concentrati. Quando vediamo Morello, lo ammazziamo. Solo lui. Una volta eliminato, i suoi andranno nel panico. Siamo per farlo davvero. È stato nemico del capo per quanto? 10 anni? Di più. E il vestito bianco dovrebbe renderlo un bersaglio facile. Sparate alle auto che lo proteggono. Cerchiamo di eliminarle. Sì, d'accordo. Mi stanno addosso. Ce n'erano alcune a protezione del teatro. È l'ultima volta che vengono pagati da Morello. Da domani sono roba nostra. Sai mantenere il sangue freddo! Morello deve essere parecchio nervoso! C'ha uomini ovunque! Falli fuori se puoi, ma ricorda che l'obiettivo è lui! Forza, ragazzi!
ragazzi! Prendiamoci il controllo di questa città! Se ce li perdiamo, si nasconderà per mesi, forse anni! Non deve farla franca, potrebbe essere diretto ovunque! Se non lo ammazziamo ora, potrebbe lasciare il paese! Dobbiamo farlo fuori stasera! Tra i veicoli. Conosco la città meglio di chiunque, tranquillo. Rischio di non passarci. Morello si è trovato un buon autista, ma non è alla tua altezza, Tom. Ovunque sia diretto sembra alquanto di fretta. È la pista di atterraggio, vuole entrare dal retro. Ma un fottuto aereo! Ma certo che è un cazzo di aereo! Ci saranno altri uomini. Ehi! Dobbiamo fare piazza pulita! Deve morire! Così come i suoi uomini! Ok, basta che non ci restiamo secchi anche noi. Pensare che hanno appena sistemato l'aeroporto dopo l'ultima volta. Stanno aspettando! Li vedo! Porca puttana! Tutto a posto? Sì, sto bene. Solo un po' di vece tra i capelli! Ne basta una bella pettinata! Adesso seguiamolo a piedi, forza! Altri gorilla in arrivo!
cazzo sono? Velocità! Ho detto De Gaulle! Sta per decollare! Forza, spara ai motori! Non lo stiamo nemmeno scandendo! È tutto inutile! Ok, ora l'altro! Distruggere entrambi! Non funzionerà mai! Deve funzionare! È su un fottuto aereo! Zitto e lasciami sparare! Non se n'è ancora andato! Guido io!
Perché? Perché guido sempre io. E abbiamo un aereo da prendere. Ok, ecco il piano. Lo seguiamo, vediamo dove atterra, entriamo con le armi spianate e facciamo fuori tutti. Quel colabrodo non volerà per molto. Più che accennare, è probabile che sia schiante. Ti sembra aerodinamico per caso? Fortuna che qui ci sei tu, professore. Neanche Morello può sopravvivere a uno schianto aereo. Forse, ma non è morto finché non lo vediamo con i nostri occhi. Ormai voi due dovreste aver imparato la lezione. E dove minchia lo sta portando? Forse vicino all'autodromo. Fuori città ha più chance di fare un atterraggio sicuro. Di sicuro c'è solo che sta per crepare. Ovunque voglia scendere, noi lo andremo a prendere. Sta succedendo qui. Arrivano gli sbirri. Prendetelo e arrestatelo. Statetelo al freddo. Attenzione, lasciamo perdere le tracce a Chinatown. Continuate a cercare. Non ci rilassiamo, dobbiamo assicurarci che sia morto prima che arrivino gli sbirri. Nessuno sopravviverebbe a quello. E Cristo, quanto fumo! È pazzesco, ce l'abbiamo fatta. Già, non mi sembra vero. State allerta e tenete pronte le armi. Ci siamo spinti troppo oltre per rovinare tutto alla fine. Non abbiamo molto tempo. Tutti gli sbirri della città si staranno dirigendo qui. Usciamo, controlliamo i rottami e ce ne andiamo, capito? Cosa fatta? Oh, quando facevi il tassista guidavi così? Adesso lo sa. Sì, amico. Va bene così. Forza. Alziamo i tacchi. Ci vediamo all'altro mondo, Marco.